Buongiorno youtuberini, bentornati sul canale. Qua siamo a Cala Fuilli, siamo nei pressi di Cala Gonone e oggi vi porteremo a fare un piccolo trekking che parte proprio da qui, da Cala Fuilli, e andremo verso Cala Luna. Saranno 4 km, ci aspettano paesaggi mozzafiato e natura incontaminata. Siamo al 5 ottobre 2024, temperatura 20 gradi circa, noi ci siamo messi a felpa perché non si sa mai. Qua si parte con le prime scale a scendere. Questa è Cala Fuilli, una magnifica cala incastonata nel Golfo degli Orisei, pavimentazione ciotolato, e da qui partirà il nostro trekking. Le tabelle danno circa 2 ore di cammino, quindi sei pronta a partire? Sì! Poi iniziamo a salire su queste rocce calcaree molto belle. Ma la strada è sempre più ripida, comunque volevo anche dire Nike, visto che ti porto in ogni video, sarebbe ora che mandassi qualche scarpetta da provare. Non è molto che camminiamo, ma nonostante sia ottobre il sole batte forte, magari eviterei di farlo nei mesi più caldi. Tu cosa dici? Concordo pienamente. Ebbene, siamo solo noi per ora perché abbiamo inserito una deviazione nel percorso. Quello diretto invece per Cala Luna era un po' più affollato, abbiamo trovato una decina di persone. Qua sotto di noi ci sono le prime grotte, le prime calette con grotta, ma sono raggiungibili solo via nave. Intanto noi siamo qui in questa flora tipica della macchia mediterranea, dove ci sono lecci, ginepri e un forte odore di rosmarino e mirto, molto bello, molto tipico. Il sentiero è sprovvisto di numerazione, ovvero non è segnalato con un numero, però molto facile, ben visibile. Consigliato avere un GPS o un'app dove puoi vedere la traccia. È sempre affacciato al mare e ti offre degli scorci fantastici su queste calette. Adesso non so cosa si vede qua giù, ma fantastico. Panorami bellissimi e soprattutto incontaminati. Qua il dislivello adesso è negativo, anche un po' impegnativo, insomma, non per tutti magari. Mi sa che siamo vicini alla nostra prima tappa. Un piccolo cordino da tenersi. Questi sono belli, però guarda che bello scendere giù qua sulle rocce con la lucertola. Speriamo reggano. Oh, sa, sì. Andiamo giù. Siamo arrivati all'entrata della nostra prima tappa, le grotte del Bue Marino. Qui c'è la scalinata che scende, attrezzata. Queste grotte un tempo erano il rifugio della foca monaca e adesso sono visitabili. Al suo interno dovremo trovare stalagmiti e stalactiti, andiamo a vedere. Guardate che paesaggio, che panorama! Qua verrebbe da fare un bel tuffo. Vedete, lì c'è il mare. E sul soffitto lì si vedono i riflessi della luce che batte sull'acqua e entra. Allora qua, come potete vedere, ci sono un po' di stalagmiti, stalactiti, e qui c'è una abbastanza grossa, una colonna abbastanza grossa che c'è. Per nostra sfortuna il cancello è chiuso, non so se sia sempre chiuso o se è chiuso solo oggi. Adesso proviamo a fare un po' di luce. Comunque guardate che bello spettacolo sarebbe stato. Peccato. Che mare spettacolare. Questa è una grotta che abbiamo trovato lungo il percorso. Un po' piena di ragnatele. Chissà quale mostro c'è qua dentro. Paura. Quello che ho detto prima è che è accessibile a tutti. Cambia idea. Qua adesso stiamo trovando dei tratti un po' da free climber. Io sto grondando, te? Anch'io.
cosa ne pensi di questa attività sportiva di oggi, del trekking? Pensavo molto più faticosa, invece è quasi rilassante. In questo sentiero, rispetto a tutto il resto della Sardegna, ho trovato molto meno immondizia, quindi bravi ragazzi. E mi raccomando, se trovate immondizia, se riuscite, raccogliete e soprattutto non lasciate in giro la vostra. Facciamo il salto dall'albero. Ovviamente da quando siamo tornati sul sentiero principale per Cala Luna è un po' più affollato, eh? Troviamo un po' più di gente, non tantissima, ma un po' di gente c'è. Fatemi vedere la stanchezza in persona. No, non sei stanca. Sento il rumore del mare. Mi sa che siamo vicini, però non stiamo più trovando cartelli per Cala Luna, ma tante altre cale. Noi stiamo seguendo comunque il viale principale, vediamo dove arriviamo. Incidente di percorso, sbagliato strada. Dobbiamo ritornare un pelettino in salita e prendere un altro bivio. Due orette di marcia per ora, considerando anche la visita alla grotta del Bue Marino e la deviazione che abbiamo sbagliato. Dovremmo essere nell'ultimo chilometro, sperando che questa volta siamo giusti, e continuiamo a superare gente morta. Quindi sì, effettivamente non è proprio per tutti. Un minimo di preparazione mi sa che ci vuole. Sembra proprio un paradiso. Cosa dici? Innamorata. Si intravede la sabbia. Si intravede il sole. Eccoci qua, arrivati in spiaggia di Cala Luna. Ci abbiamo messo 2 ore e 21 e 7 km, però ricordiamo che abbiamo fatto delle deviazioni. Qui stiamo facendo dei passaggi per andare a vedere le grotte dietro la spiaggia. C'è questa spaccatura lungo tutta la grotta, bella. Tutti gli omini di pietra. Una grotta ricoperta di omini di pietra, anche su tutte le pareti. Guardate che ingegno, il bastone. Bellissima. Comunque qua finisce la zona dove si arriva a piedi. Di là ci sarebbero tante altre calette, però raggiungibili proprio in barca, a nuoto, quindi non è il nostro caso. E queste invece sono tutte grotte. Pochissima gente, come vedete non c'è nessuno perché si fermano tutti alla spiaggia che è laggiù. Qua ci si arriva tranquillamente a piedi, ci si bagna un pochettino, al massimo al tetto ombelico diciamo, però almeno avete tutte per voi. E via di bagnetto! Che meraviglia! Oh. Ragazzi, il video del trekking finisce qua, spero vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video! Momento dolente, bisogna rimettersi le scarpe, ma noi non torneremo facendo il trekking, ma prenderemo direttamente la barca, i biglietti si fanno qui.